Buongiorno ragazzi, oggi voglio parlarvi di ipertrofia muscolare, che è un concetto molto importante che io avrei voluto che qualcuno mi spiegasse all'inizio del mio percorso, e di come esistono tre meccanismi principali che ci sono stati proposti dalla scienza per l'ipertrofia muscolare. L'ipertrofia muscolare non è altro che la crescita muscolare. Ora, prima che qualcuno mi venga a dire: "Ah, ti sei dimenticato di fare una specificazione che bisogna parlare di ipertrofia sarcoplasmica e ipertrofia miofibrillare", in realtà la scienza ancora è discordante sul fatto anche semplicemente che esisti o che comunque si possa influenzare l'ipertrofia sarcoplasmatica. Quindi oggi parliamo dei tre meccanismi di ipertrofia muscolare miofibrillare ed è quella su cui ci dobbiamo concentrare se vogliamo crescere muscolarmente. Il primo meccanismo fondamentale, il più importante, è la tensione meccanica, che cosa vuol dire? Praticamente creare una tensione sufficiente e prolungata sulle fibre muscolari, ok? E volevo un attimo parlarvi di cosa succede una volta che noi con il carico andiamo ad applicare una tensione meccanica al muscolo. Praticamente c'è un processo che inizia con la contrazione del muscolo e c'è un segnale di meccanotrasduzione, ovvero il segnale meccanico del carico, della tensione, viene passato come segnale neuromuscolare. Di qui c'è il rilascio di fattori di crescita, come IGF-1, IL-6, che sono dei fattori che praticamente influenzano, fanno partire l'mTOR e la trascrizione di DNA, ok? Quindi l'mTOR è un enzima per trascrivere il DNA. Poi da qui parte la sintesi proteica e c'è l'addizione di mionuclei, ok? Quindi tutto questo avviene a livello cellulare. Dopodiché c'è un'adattazione, le fibre muscolari vengono riparate e diventano più grosse, ok? Quindi questo è molto molto in modo semplice il processo di tensione meccanica e di come un'adattazione quindi a questa tensione è ciò che produce una crescita muscolare. Il secondo meccanismo di ipertrofia che è stato proposto soprattutto proprio nell'articolo che si chiama Tre meccanismi di ipertrofia muscolare di Brad Schoenfeld è l'accumulo di agenti metabolici nel muscolo. E questi agenti metabolici possono essere il lattato, il fosfato, l'H+, che è un ione di idrogeno, oppure anche ipossia, che succede praticamente c'è meno ossigeno. Quando noi andiamo a creare un environment di stress metabolico, c'è meno ossigeno nel muscolo durante l'allenamento e di conseguenza causiamo un pochino di ipossia che appunto fa accumulare questi agenti metabolici. Poi, cos'è lo stress metabolico? Lo possiamo sentire come il bruciore quando voi fate un certo esercizio, ad esempio, e il pump che viene. Ok, quindi quando vi viene un bel pump, che magari state facendo ripetizioni più alte o tempi di recupero più brevi, stiamo andando a fare stress metabolico dove appunto c'è poco ossigeno e di conseguenza si accumulano più agenti metabolici nel muscolo perché non gli diamo tempo necessario di praticamente andarsene. Poi, cosa fa lo stress metabolico? Aumenta le fibre reclutate. Perché ogni muscolo ovviamente è pieno di fibre e quindi lo stress metabolico potrebbe aumentare le fibre reclutate e appunto rilascia altri ormoni, anche ormoni della crescita, queste cose qua. Adesso, perché questo è il secondo meccanismo e non è così importante come il primo? Perché c'è un 50-50. C'è un po' di ricerca che è a supporto e un po' di ricerca che non è a supporto. Vi do due nomi. Mike Israetel dice: "Dobbiamo ricercare attivamente il pump nelle nostre sedute perché effettivamente è direttamente una causa di ipertrofia", ma ci sono anche altri ricercatori, tipo Hanselmans, che sono un pochino più cauti e dicono: "Secondo noi è molto più importante la tensione meccanica, ma di gran gran lunga il pump dovrebbe essere solamente un biprodotto di un buon allenamento, ma non dobbiamo cercare attivamente di creare stress metabolico". Ok, quindi questo 100% tutti concordano. Questo meno importante, però appunto ci sono alcuni ricercatori che dicono che è comunque importante, quindi io direi che questi due sono importanti da includere nel proprio allenamento. Terzo, il danno muscolare. Che cos'è? Sono praticamente strappi o microstrappi nel muscolo e nel tessuto connettivo. E cosa succede? Il danno muscolare, quando noi lo ricerchiamo, genera infiammazione. Praticamente ci sono i fluidi e del plasma che entrano nelle cellule per curare il tessuto. Pensate che ne so, vi fate male, mettiamo, noi strappiamo i nostri muscoli un pochino quando li alleniamo, poi ci arriva fluido e plasma con ovviamente tutte le sostanze che dovrebbero curare quel tessuto, di conseguenza il muscolo si gonfia. Questo praticamente è il danno muscolare. E è qui che vengono i DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness, quindi i dolori il giorno dopo dall'allenamento. Ok? Vengono soprattutto quando noi appunto creiamo un danno al muscolo. Come possiamo incrementare il nostro danno muscolare? Se noi rallentiamo appositamente l'eccentrica, ok? L'eccentrica è quando, ad esempio, in un crollo di bicipiti, questa è la fase concentrica, di contrazione, e qui è dove il muscolo si allunga, quella è l'eccentrica. Se noi facciamo delle eccentriche molto, molto lenti, andiamo a causare soprattutto danno muscolare. Qual è la cosa molto interessante? E per questo motivo, quando la gente viene e mi dice: "Ah, io mi alleno in super slow", io dico: "Guarda, può essere che non è così ottimale", perché in alcuni studi il danno muscolare non è causa di ipertrofia muscolare.
Ok? Quindi hanno visto che in alcuni studi solamente di tensione meccanica ci sta una risposta ipertrofica di crescita muscolare, ma per il danno muscolare hanno visto che uno studio con solo danno muscolare, quindi solo basato sulle eccentriche, sui DOMS, queste cose qua, non c'è stata alcuna crescita muscolare. Quindi sembrerebbe che senza questo il danno muscolare potrebbe non essere causa di ipertrofia. Ovviamente serve più ricerca per dirlo, ma noi per ora cos'è che possiamo dire? Posso dirvi che non dovremo attivamente ricercare i DOMS, non dovremo attivamente rallentare l'eccentrica di troppo. Se hai 3-4 secondi per controllarla, benissimo, ma rallentarla appositamente e fare un'eccentrica di 10 secondi come nello super slow potrebbe non essere il massimo, perché non solo creiamo più danno muscolare, che come abbiamo detto potrebbe non essere causa di ipertrofia, quindi non solo abbiamo dolori per molti più giorni, ma in più se noi rallentiamo l'eccentrica riusciamo a fare meno ripetizioni totali col carico vuol dire meno tensione meccanica. Quindi di fondamentale tensione meccanica, ci dobbiamo concentrare tutti su questo, soprattutto per i principianti dobbiamo progredire in ripetizioni, applicare il sovraccarico progressivo per applicare più tensione meccanica. La cosa più facile è aumentare di ripetizioni e aumentare di carico col passare del tempo, va bene? Poi, importante includere un elemento di stress metabolico soprattutto per intermedio più avanzati, quindi vogliamo essere sicuri di avere un pochino di pump, ma non vogliamo solo il pump. Okay? Non vogliamo che il pump superi il fatto che stiamo sovraccaricando, infatti è per questo motivo che c'è gente che va in palestra e non cresce, dopo un anno è sempre uguale, perché? Perché magari fanno solo pump, fanno schede solo per il pump, ma non c'è un focus sul sovraccarico progressivo, che è quello che ci serve, ripeto. 3. Danno muscolare, non dobbiamo ricercarlo, non rallentate troppo l'eccentrica, se avete troppi dolori il giorno dopo probabilmente avete fatto troppo, ok? Questo non vuol dire che non dobbiamo per forza avere DOMS, ma i DOMS nella ricerca non sono causa nemmeno loro o non sono correlati con l'ipertrofia muscolare, ok? Quindi se voi non avete dolori è normale, già al secondo, terza settimana di un nuovo programma di allenamento, la prima magari c'hai dolorini perché ti devi abituare, seconda, terza settimana non c'è più dolore, non è che il tuo programma non è più efficace, ti sei, diciamo, abituato e va benissimo, non vuol dire che non stai crescendo. Quindi questi sono i 3 meccanismi di ipertrofia, l'ipertrofia che noi possiamo veramente, sono variabili che possiamo, con cui possiamo giocare e che possiamo controllare noi stessi. La cosa fondamentale da capire è che dobbiamo veramente sempre, comunque, andarci di tensione meccanica e provare a sovraccaricare quel muscolo. Quindi ripetizioni in più, mind muscle connection in più, ma soprattutto sovraccarico progressivo con i carichi col passare del tempo. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto questo video per favore lasciateci un bel like, lasciatemi un commento qua sotto, iscrivetevi se siete nuovi, se c'è un argomento che volete, magari posso parlare, fare un altro blackboard chat, fatemi sapere. Vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!